Ciao a tutti ragazzi, nuovo episodio di The King of Games. Io sono Luca e qui accanto a me c'è Davide. Buonasera, cioè, con questa illuminazione sembro veramente trasparente più o meno come carnagione. E siamo qui a presentare in anteprima mondiale due nuovi archetipi di Yu-Gi-Oh! Che usciranno in Vortice Fiammeggiante. Ringraziamo ovviamente Konami per averci dato la sua fiducia dopo anche l'anteprima dei mutanti in Sì, beh, Rabbia Fantasma. ce ne Adesso, sono state tante, quindi sì, ci fa la più piacere. recente. Esatto. Adesso vi proponiamo altri due nuovi temi che riporteranno in auge delle meccaniche magari un po' così, che non erano più così utilizzate e quindi possono essere interessanti per alcuni giocatori. Avete presente la guida tour del mondo sotterraneo? Beh, adesso Torna. torna in un'altra veste, in una veste Adesso drago, ovviamente con un effetto leggermente diverso. finalmente le sette ristampe di miniature del mondo sotterraneo avranno anche un'utilità perché può essere usata anche quella. C'è una Sì, bella combo che si potrà è fare. vero. Parliamo dei materiatore, che, come dice Konami, sarà un archetipo a supporto delle Sì, un vocazioni. support team, Quindi sì. un sub-archetype. Ok. In questo caso abbiamo in spoiler due carte, ma secondo noi ce ne saranno altre, giusto Davide? Sì, dovrebbero essere qualcuna in più, non saranno tante perché appunto è un tema di supporto, Sì. ma non dovrebbero essere neanche solo due. Comunque, una delle due è molto interessante e l'altra è carina. Partiamo subito col materiatore Gigadra, che è un mostro livello 3, oscurità, drago. Avrete in sovrappressione le carte. E l'effetto dice: possiamo scartare una carta per evocare specialmente un mostro normale di livello 3 dalla mano o deck. Se scartato un mostro normale per attivare questo effetto, possiamo evocare specialmente un mostro materiatore. Possiamo utilizzare questo effetto una sola volta per turno e non possiamo evocare specialmente mostri extra deck, eccetto mostri Xyz. Attacco 1000, difesa 1000. Molto molto interessante. Sì, e diciamo che trovo molto carina l'idea di cercare di riportare in qualche modo in auge i cosiddetti gialloni, no? Che Sì. sono ormai un po' caduti in disuso dopo un periodo di grande gloria perché erano i mostri più forti di Yugi. Sono adesso tra i vari Link, Xyz, sono stati un po' fagocitati, ma qualche tema un po' così, tra quelli minori, tenta ancora, se volete farvi qualche piccolo mazzo, se siete particolarmente legati ai gialloni. Qualche mazzo vi permette ancora di usarli con una certa efficacia, chiaro, non aspettatevi di vincere un torneo, E occhio alle magari, mani brick, però materiatore per il fatto. qualcosa si può fare, anche perché l'Xyz che c'è dopo vi permette di mettere in campo dei board simpatici. Un altro drago. Se vuoi illustrarlo tu, Lo questo leggo Davide, è tutto io? tuo, sì. Lo leggiamo perché ovviamente è l'anteprima anche per noi, Sì. quindi Per dirvi meglio abbiamo le l'effetto. carte per la prima volta pure noi. Esatto. Guadagna 500 attacchi e difesa per ogni carta nella tua mano. Puoi utilizzare ognuno di questi dei seguenti effetti di materiatore Gigaboros, nome simpatico, una sola Sola volta volta per per turno. turno. Puoi staccare un materiale da questa carta. Attacca un mostro materiatore dal tuo deck a questa carta come materiale. Durante la main phase o battle phase del tuo avversario, effetto rapido, puoi aggiungere una carta attaccata a questa carta alla mano. In sostanza ci fa aggiungere un'altra carta in un Sì. modo un po' alternativo. Ed è molto interessante il fatto che, per esempio, Guidatore del Mondo Sotterraneo vi permetta sostanzialmente di fare il mostro con una sola evocazione, perché evocate lei che è di livello 3, vi porta un demo di livello 3 dal deck al campo, e quindi potete fare tranquillamente Gigaboros, perché come richiesta ha due mostri di livello 3 generici, e fantasticavamo già un po' che gialloni potrebbero tornare in auge, tipo l'antico cervello che molti avranno amato all'inizio per il suo artwork, con la guidatura del mondo sotterraneo ci va a nozze. Sì, O anche il mitico Jerry Uomo Fagiolo potrebbe ma essere quello non è utilizzato. un Non è un demone. demone, ma comunque per fare Gigaboros rispetta le caratteristiche. Vabbè, assolutamente sì. In ogni caso, questa carta secondo me uscirà secret. Così, Non lo so, secondo me, non... cioè, poi. E poi Direi cosa passiamo abbiamo? al tema Al principale succo, che ci hanno possiamo dato. dirlo? Allora, il tema è, dillo tu. Il No. tema è
War Rock, il nuovo archetipo esclusivo TCG sì. di Yu-Gi-Oh! Quindi ce l'abbiamo prima noi, quando diciamo esclusivo TCG, ce l'abbiamo prima noi, Europa. Ve lo spoileriamo noi e poi ce l'avranno, uscirà in futuro anche in altre parti del mondo. Intanto partiamo dicendo che il mazzo War Rock è un mazzo di mostri sostanzialmente, per lo più, codivato da magie chiaramente, sì. Di tipo terra, di attributo terra tipo guerriero. È un altro tentativo di dare ai guerrieri un loro mazzo. E qui continua a mancargli il quid, ma però sono sempre interessanti. Attenzione che potrebbe uscire altro. Ovviamente. Potrebbe uscire altro, potrebbe essere un tema supportato con altre carte. Non sappiamo la lista completa delle carte. Ovviamente, ma come abbiamo visto, per esempio, anche gli Infernobili sono inizialmente passati magari un po' in sordina, sì. Poi sono esplosi. È vero. Diventando meta. Sì, giusto alla fine, quando si pensava che non facessero più niente. Esatto, quando la speranza era perduta è arrivata la salvezza. E beh, qui abbiamo... Cosa spoileriamo? Allora, sfrutta anche qui una meccanica molto particolare, perché cerca di incitarvi a sfruttare di più la battle phase per effettivamente battagliare, perché ultimamente c'è stato un grande uso di mazzi OTK, sì. No? Cioè di solito si mette il tuo bel board. Quindi partiamo per secondi con questo mazzo. Quindi o neghi tu, cioè di solito o neghi tutto e poi e con la calma ti prepari il terreno per distruggere in un colpo solo il tuo avversario. Sì. Oppure prepari direttamente il terreno e lo asfalti. Di solito questo è l'obiettivo. Qua si cerca di dirvi: combattete e poi si attiva l'effetto. Figo. Quindi andiamo a leggerci un po' di mostri, quindi. Anche perché rimanete con noi, perché mm-hmm. c'è una nuova staple, una nuova magia. Staple è un po' potente, così tanto sì. presto è un po' potente, sì, magari. Però una carta generica. È generica, si può usare. Arriviamo, ci arriviamo. Intanto io partirei col terreno, che è fortissimo. La terreno effettivamente merita tantissimo e questa condivido che l'idea che potrebbe essere secret. Parlavamo sì. off camera e questa è molto carina. Questa è secret anche perché c'è scritto, cioè sì, non ci sono più le rare, quindi non c'è più dubbio. La scritta è un po' sbrilluccicosa. Sì. Mentre intanto... allora... Il topo. Quando questa carta viene attivata, magia terreno, montagna, roccia di guerra, quando questa carta viene attivata puoi aggiungere un mostro roccia di guerra dal tuo deck alla tua mano. All'inizio della battle phase, se non controlli nessun mostro o se tutti i mostri che controlli sono mostri guerriero, puoi evocare specialmente questa carta, puoi evocare specialmente dalla tua mano un mostro roccia di guerra con un nome diverso dalle carte che controlli. Se un tuo mostro guerriero sta per essere distrutto alla battaglia, puoi invece mandare questa carta al cimitero. Puoi attivare solo una montagna roccia di guerra per turno. Terreno fortissimo, niente da dire. Cioè, è il motore del mazzo sostanzialmente. Sì. Detto questo, abbiamo i mostri. Roccia di guerra Fortia, livello 4. Sempre guerrieri, 1700. Terra. Forte, davvero forte. Un livello 4, 1700, già buono di attacco e difesa. Se un tuo mostro terra guerriero combatte, dopo il calcolo dei danni puoi aggiungere una carta roccia di guerra dal tuo deck alla tua mano, eccetto roccia di guerra Fortia. Poi tutti i mostri roccia di guerra che controlli attualmente guadagnano 200 punti di attacco fino alla fine del turno del tuo avversario. Se questa carta viene mandata dalla tua zona mostri al tuo cimitero dall'effetto di una carta avversario, puoi evocare specialmente un mostro roccia di guerra di livello 5 superiore dalla tua mano o deck. Può utilizzare ogni effetto di roccia di guerra forte una sola volta per turno. E come ragionavamo, diciamo, è un po' la carta che vi permette di non soffrire dannatamente le negazioni, perché purtroppo se puntate tanto a fare la battle phase, è chiaro che siete esposti alle negazioni, forte vi permette di avere una recovery, perché appena viene mandata via dall'effetto di una carta del vostro avversario, potete comunque evocare il livello 5 superiore. Sì. E vi permette, insomma, di poter continuare le vostre mosse e di non piantarvi solo perché vi hanno dato una risposta, ecco. Molto bene. Qui abbiamo poi l'evocatore speciale, possiamo mm-hmm. dire, perché se un mostro tipo guerriero terra viene evocato normalmente, possiamo evocare specialmente roccia di guerra Gaktos dalla mano. Se questa carta viene mandata dalla zona mostri al cimitero dall'effetto di una carta avversaria, possiamo evocare specialmente un mostro roccia di guerra di livello 5 superiore dalla mano o deck. E anche questo è forte, perché parliamo di un mostro 4 stelle 1009. Sì.
Poi abbiamo la roccia. Iniziano i 5 stelle per sfruttare gli effetti dei mostri base. Esatto, i piccoli chiamano i grandi, esatto. Anche qui c'è un tema molto ricorrente, solitamente la cosa che funziona senza, oltretutto, vediamo per il momento senza extra deck, quindi per il momento, Se non controlli nessun mostro o se tutti i mostri che controlli sono mostri guerriero, puoi evocare normalmente questa carta senza offrire tributi. E questo è un 2100-2100. Se un tuo mostro terra guerriero combatte dopo il calcolo dei danni, puoi mandare un mostro terra guerriero dal tuo deck al cimitero, eccetto roccia di guerra Orpis, per l'appunto il mostro di cui stiamo parlando. Poi tutti i mostri roccia di guerra che controlli attualmente guadagnano 200 punti di attacco fino alla fine del turno del tuo avversario. Fortissimo. Sì, è simpatico perché c'è uno dei mostri grossi che può essere evocato dal cimitero. Stabilizza. Quindi, stabilizza e rafforza. Esatto. Poi abbiamo una bella, anche una presenza femminile, roccia di guerra Skyler. Molto carina, livello 6, 2002-2002. Vedete, tutti i punti attacco e difesa sono uguali. Guadagna 100 di attacco per ogni mostro controllato dall'avversario. Durante la battle phase in cui un tuo mostro terra guerriero combatte, effetto rapido, puoi scegliere come bersaglio un mostro guerriero livello 5 o inferiore dal tuo cimitero. Evocalo specialmente. Inoltre, tutti i mostri roccia di guerra che controlli attualmente guadagnano 200 punti di attacco fino alla fine del turno del tuo avversario. Inoltre, per il resto di questo turno, non puoi attaccare direttamente con mostri di livello 5 o inferiore. Puoi utilizzare questo effetto di Skyler una sola volta per turno. Sono tutte carte che puntano ad aumentare i loro punti d'attacco, mentre di solito i guerrieri magari hanno bisogno degli equipaggiamenti. Sì. Cercano di farlo per il loro effetto senza dover sfruttarli, senza dover contare troppo sugli equipaggiamenti. E qui abbiamo il mostro ultra raro. Sì, quello di cui facevo esattamente riferimento prima. Fantastico, l'unica carta penso ultra rara probabilmente sarà ultra la scritta. Di quelle che abbiamo. Ed è roccia di guerra Basileus. Anche questo attacco difesa uguali, 2007-2007, leggo io dottore. Vai, durante, hai dato il meglio. Durante una battle phase in cui il tuo mostro terra guerriero combatte, effetto rapido anche qui, puoi attivare questo effetto. Questa carta può attaccare direttamente in questo turno. Inoltre tutti i mostri roccia di guerra che controlli attualmente guadagnano 200 d'attacco fino alla fine del turno del tuo avversario. Mentre questa carta è nella tua mano al cimitero, quando un tuo mostro terra guerriero viene distrutto in battaglia, puoi evocare specialmente questa carta, ma bandiscila quando lascia il terreno. Puoi utilizzare in effetto la roccia di guerra Basileus una sola volta per turno. Oh, questo è fortissimo. Sì, torna poi. È molto interessante il fatto che sia evocabile specialmente anche dal cimitero senza condizioni così difficili da soddisfare. Si crea un loop. Esatto. E i loop generalmente nei giochi di carte collezionabili sono sempre molto interessanti. Questa magia Ordalia, roccia di guerra, è carina, se rimane in campo. Controlla solo un'Ordalia, roccia di guerra. Quando questa carta viene attivata, metti tre segnalini su di essa. Quando un tuo mostro roccia di guerra distrugge un mostro dell'avversario in battaglia e lo manda al suo cimitero, puoi rimuovere un segnalino da questa carta e se lo fai pesca una carta. Se l'ultimo segnalino è stato rimosso da questo effetto, manda questa carta al cimitero. Insomma, è il peschino del tema. Magia continua, ma qui... E abbiamo allora, infine la Davide, carta più generica. Io ho lasciato il meglio a Davide, perché questa carta a me piace tantissimo, perché ricorda tantissimo il passato di Yugi. È una carta stupenda, è un artwork davvero, davvero simpatica. Sì. È l'evoluzione dei rinforzi dell'esercito, perché c'è sempre il capitano, solo che stavolta ha le truppe dei rinforzi dell'esercito. Però a livello di roar ci fa anche capire, questa esatto. È una piccola flavor, che il capitano saccheggiatore non è un così serio come si pensa, perché in questa figura non è molto scapestrato. Sì, non ha proprio la faccia intelligente. Esatto, sembra un po' preso d'assalto. Ecco. Quando viene dichiarato un attacco che coinvolge un tuo mostro guerriero, puoi evocare specialmente un mostro guerriero di livello 4 e ferro dalla tua mano. Puoi utilizzare questo effetto di truppe di rinforzo dell'esercito una sola volta per turno. E direi staple per i guerrieri, ma sì, carta molto, generica molto interessante. È molto simpatica, perché se avete dei guerrieri in mano vi permette di calare senza condizioni. È chiaro, dovete averli in mano. Certo. È quella la limitazione principale. Detto questo, abbiamo anche qualche magari carta carina che può essere aggiunta, qualche mostro agli Earth Warriors, ai War Rock, perché ci sono tanti terra guerrieri terra. E basta per esempio pensare alla spadaccina Amazoness, che per effettuare un po' di danni subdoli possiamo esatto, dire. Esatto, perché comunque sia una carta che molti avranno magari imparato a conoscere in Speed Duel. Sì, è vero. Perché è vero. Amazoness, per chi ha giocato a Speed Duel, è un tema
un tema fortissimo. Sì. E con la spadaccina Amazones potete anche andarvi a schiantare contro mostri molto più grossi, perché tanto il danno, danno da combattimento che prendereste voi viene preso dal vostro avversario. Generalmente c'è l'imbarazzo della scelta, esatto, dei mostri grossi. Poi c'è anche il toro delle lame. Il toro delle lame è una chicca. Viene rispolverata una carta molto del 2013. Mamma mia, era Zexal. E perché è una carta che quando viene dichiarato un attacco che coinvolge questa carta, un mostro del tuo avversario può attivare questo effetto. Durante questa battaglia che coinvolge questo mostro, nessun giocatore subisce danno al combattimento, inoltre distrugge il mostro dell'avversario dopo calcolare i danni. Insomma, e anche questo serve a distruggere un mostro. Questo serve a distruggere un mostro del vostro avversario senza particolari condizioni, anche qui. Ah, sì. E poi c'è il quattro nero Berzak. Berzak, sì. Però ristampatelo, perché non è che si trova facilmente. È uscito Secret nell'oscurità brillante nel 2010, a maggio 2010. Ed è forte perché se distruggete un mostro dell'avversario nella vostra battaglia, puoi attaccare un'altra volta. È carino. E, non serve il nucleo di ferro a qualche mailo, perché vi basta rivelare un mostro di tipo guerriero dalla mano per farlo restare in campo. E se essendo un mazzo guerriero Warrock, è facile da tenere in campo. I Kokimeru sono molto carini nei mazzi generici, per l'appunto. Sì. Quindi Materiator, che è passato un po' sottotono perché abbiamo spoilerato due carte. Ma Materiator è da supporto, quindi. Però sono sicuro che sarà molto interessante per i giocatori pro. È carino. E poi direi e che poi abbiamo questo Warrock che va atteso al varco, perché prende una meccanica carina, ma appunto essendo un pioniere, come spesso capita magari ai pionieri, sì, portano qualcosa di molto nuovo che magari in futuro sarà la base, ma inizialmente fanno un po' di difficoltà, quindi vedremo come risponderà al meta questo tema. In futuro, se supportato in un certo modo, secondo me può dire la sua. Per me qui hanno solo iniziato. Esatto. Poi vedremo il totale, ma secondo me poi uscirà qualche trappola magari. Esatto. Che stabilizza la presenza in campo di queste forze guerriere. Che vi permette e qualche carta che vi permetta ulteriormente un Gold Second non troppo aggressivo, nel senso che di solito il vostro avversario ha già apparecchiato tutto nel suo primo turno, e se andate per secondi servono tante armi per riuscire a ribaltare il terreno. E quindi cosa facciamo? Aspettiamo Vortice Fiammeggiante, esatto. Nuova espansione, mi raccomando, uscirà la settimana prossima, questa settimana, insomma, sì, dipende da quando uscirà. A breve. Esce a brevissimo, quindi poi ve lo mettiamo in descrizione quando esce, non vi preoccupate. E se non l'avete già fatto, mettete like ai nostri social e noi iscrivetevi al canale. Sì, e noi soprattutto ci rivediamo, grazie a Konami per questa anteprima e per continuare la collaborazione con noi anche nel 2021. Sicuramente appena esce Vortice Fiammeggiante vi porteremo altri contenuti. Sì, vi diamo uno spoiler. Mi raccomando, non ditelo a nessuno, apriremo anche un box di Vortice Fiammeggiante. Mi raccomando, se avete visto fin qui il video lo sapete, se non l'avete visto non mi piace. Quindi tenetevi pronti. Oddio, ma forse le immaginate. Però lo apriamo un po' prima, facciamo vedere un po' prima e vedrete che capiremo, vedremo se ci saranno altre carte, esatto, a far forza. Che sinergizzano. Sì, ci saranno tante World Premier, sì. Quindi occhio alle World Premier. Stanno puntando tanto alle World Premier ultimamente ed è sempre occhio ai draghi armati. Occhio ai draghi armati. Perché esce anche il drago armato livello 10 Ultimate nelle OTS. Esatto. Non può dire niente. Bene, ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie a Konami per la collab. Ciao.